paura di vivere una situazione del genere, non ti preoccupare. In questo video ti darò la soluzione. Due tipi di risposta. Una, la risposta pratica, cioè la procedura necessaria ad evitare le inconvenienze. E due, ti farò capire come andare oltre la paura risolvendo le problematiche una alla volta. Questo è il nodo di fine corda e andiamo a vedere come si esegue. Allora, si prende uno spezzone, si prende 30 cm, si fa come se per fare un nodo semplice, un'intersezione, si crea un'intersezione, si entra dentro questa soletta e questo è il nodo semplice, invece il nodo di fine corda entra due volte dentro e si stringe in questa maniera qua. L'importante è ricordarsi di serrare tutte e due le parti del nodo, quindi tirare una volta, tirare l'altra parte, tirare una parte, tirare l'altra parte, finché non si schiaccia completamente, in questa maniera. Quindi le corde hanno due capi, le corde hanno un inizio e una fine, la lunghezza è importante e va paragonata ovviamente con le vie che andremo ad affrontare. Dobbiamo sapere esattamente la lunghezza delle vie e la lunghezza della corda. La corda dovrà essere più del doppio della lunghezza della via, sempre, anche se è molto strabordante. Bisogna avere sempre una tolleranza. In questa maniera noi stiamo sempre al di sopra, per creare sempre un margine di sicurezza ulteriore. L'altra cosa che mi ha spinto a fare questo video, soprattutto indoor, è col fatto che è un ambiente, tra virgolette, più apparentemente più sicuro, in realtà bisogna stare molto più attenti, anche perché sono corde tagliate a misura. Il doppio controllo, il triplo controllo, più controlli ci sono meglio. Questo per divertirsi. Quantomeno uno deve sapere le situazioni che può controllare e fino a dove può arrivare il controllo. E opera delle scelte consapevoli. Una piccola azione come il nodo di fine corda ti promuove una condizione mentale di allerta, di stare attenti e quindi più partecipe al ruolo. Così con queste piccole accortezze ti divertirai molto di più e in questa maniera vedrai che la paura passerà per forza, perché tu prenderai in considerazione tutto. Più tu conosci, meno avrai paura. È che noi abbiamo paura del buio, abbiamo paura del vuoto, perché fondamentalmente è una cosa che a noi ci sfugge, che non conosciamo. Quindi la soluzione è conosciamolo. Andiamoci incontro, cerchiamo di accendere le luci, di mettere l'attenzione, accendere poche lucette, sempre più luce, dare sempre più luce a nuove informazioni che possano colmare quel buio o quel vuoto e quindi definire delle aree sicure. E in questa maniera noterai che il vuoto non è un problema, il problema è quello che c'è dopo il vuoto e cos'è che stai nascondendo. Quindi noi avremo paura sempre, finché non affronteremo delle nostre reazioni. Se tu hai paura è perché non sai cosa fare esattamente, non sei pronto alle varie eventualità, non hai progettato bene tutte le varie sfaccettature, quantomeno quelle pericolose. Se noi dobbiamo fare l'avventura e scegliere un'avventura, scegliamola nel benessere, scegliamo un'avventura che ci porti veramente a espandere, a esaltarci. L'arrampicata è un inno alla vita, alla gioia, al gusto, al sentire, a percepire, a innalzare proprio tutte le nostre capacità. Ricordati di iscriverti al canale e di cliccare la campanellina, in questa maniera tu potrai rimanere aggiornato su tutti i nuovi contenuti. Alla prossima!